Bentrovati cari telespettatori ad un nuovo appuntamento con il giovedì sera qui in diretta dagli studi di Telemantova. Cosa è successo negli ultimi giorni? È successo che è tornata la pioggia magari a monte e noi a valle in pianura siamo tornati invece sugli argini a guardare la piena che nelle migliori delle ipotesi stava passando. In tutto questo scopriamo, nella migliore delle ipotesi, ci ricordiamo che 34 comuni della provincia, sui circa 60 della provincia, sono a conclamato rischio idrogeologico. Di questa sera vogliamo parlare, parliamo della crisi idraulica, della crisi ambientale, degli effetti del cambiamento climatico che stiamo tutti quanti vivendo. Lo faremo con gli ospiti in studio che voglio subito presentarvi. Diamo un ben tornato a Giordano Busi, sindaco di Asola, qui con noi. Buonasera. Buonasera. Di fronte a lui Filiberto Speziali, presidente del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio. Buonasera. Buonasera. E ancora Simone Minelli, presidente del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po. Buonasera. Buonasera. E ancora Riccardo Guidi, vicepresidente dei Giovani di Confagricoltura Mantova. Buonasera. 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 Sorpresa, c'è sempre una sorpresa. Il quinto ospite con il quale andiamo ad introdurre, ad aprire questa nostra serata è in collegamento. È infatti impegnato in una riunione con i vertici del coordinamento provinciale. C'è Roberto Cirelli, il presidente del comitato di coordinamento provinciale di Mantova per la protezione civile. Buonasera Cirelli, bentornato con noi. Buonasera Giulio. Una presenza preziosa, una presenza utile ma anche doverosa, perché con l'aumento delle piogge, con l'aumento della portata dei fiumi, i volontari della protezione civile insieme a tutto il personale tecnico nelle varie articolazioni delle istituzioni sul territorio è tornato a vigilare. Vogliamo raccontare per sommi capi cosa è successo e cosa ha visto protagonista il corpo dei volontari di protezione civile nel Mantovano negli scorsi giorni? Allora Giulio, negli scorsi giorni ci siamo impegnati, abbiamo lavorato moltissimo su quello che è il monitoraggio dei nostri fiumi, quindi abbiamo dato grossa attenzione al Chiese, all'Oglio, al Po e al Secchia. E quindi abbiamo avuto diverse associazioni che hanno fatto monitoraggi più o meno continui, tenendo appunto attenzione sui punti critici, storici, conosciuti, ma anche osservando tutto il resto e cogliendo l'occasione, facendo formazione anche ai volontari più giovani, più freschi, per fargli vedere appunto quelli che sono i punti da attenzionare sempre. Riassumiamo per i nostri telespettatori insieme quali sono state le maggiori criticità, dove si sono concentrate le attenzioni della protezione? Allora, per quanto riguarda il monitoraggio, sono state fatte attività, appunto, come ti dicevo, sull'Oglio, in punti che conosciamo, che destano sempre preoccupazioni, però fortunatamente non abbiamo rilevato particolari criticità. Per quanto riguarda il Po, è stato tenuto sotto osservazione da altre realtà di protezione civile, e anche qui siamo riusciti appunto a vedere il passaggio della piena senza particolari problematiche. Dove sicuramente c'è stato da operare è a casa del sindaco che hai ospite questa sera, perché lì purtroppo il Chiese ha fatto danni, è uscito e grazie al grandissimo aiuto dei volontari della città di Asola sono riusciti a contenere le problematiche e i disagi cittadini. Quindi un grande applauso va ai colleghi di Asola. Eravamo in attesa, perché c'era anche una potenziale, il sindaco te lo potrà confermare, una potenziale richiesta anche di attivazione della colonna mobile provinciale in supporto ai colleghi di Asola. Cosa che poi insomma è stata sventata, perché i colleghi sono stati molto bravi, i colleghi e anche tutte le altre forze del territorio sono state brave e competenti e sono riuscite a risolvere in maniera autonoma tutte le problematiche.
Per quanto riguarda il territorio mantovano, abbiamo visto le attività si sono risolte soprattutto in un monitoraggio, in uno stretto monitoraggio. Così non è stato in altre zone d'Italia. Qui veniamo al motivo per il quale lei, Cirelli, non è presente qui in studio ed anzi so essere in collegamento con i coordinamenti regionali. C'è da adesso da guardare. Ieri sera è passata la piena sul Po, si è tirato l'ultimo sospiro di sollievo sul mantovano, adesso state però già guardando altrove. Sì, venerdì c'era arrivata richiesta dal comitato regionale di fare uno scouting fra le forze delle colonne mobili provinciali per capire chi fosse disponibile a partire nel giorno seguente per la Toscana, appunto. Mantova, viste le criticità che erano in corso sul Chiese e le altre potenziali criticità sugli altri fiumi, ha pensato di procrastinare l'invio di volontari per poi eventualmente rendersi disponibili a un cambio. Attualmente siamo in discussione perché stiamo aspettando indicazioni da parte del Dipartimento, da parte anche delle regioni, per capire se effettivamente serve un cambio e in che misura. Anche perché ricordiamolo, la regia di queste grandi operazioni non è locale, non è lasciata alle associazioni piccole del territorio, ma il coordinamento è appunto su base regionale per quanto ci riguarda attraverso Regione Lombardia, attraverso i vertici regionali. Un'ultimissima domanda. In apertura di serata ho citato quella statistica con i numeri che preoccupano tanti cittadini, 34 comuni a rischio idrogeologico su 64 della provincia. È appena passata, mettiamola così, una piena blanda, una piena morbida in diversi punti del territorio. È rassicurato da quanto è successo negli ultimi giorni o è preoccupato per questa situazione? Allora, sono più tranquillo, diciamo, perché quando passano le piene, insomma, un minimo di tensione scende, senza dimenticarci che poi gli argini vanno comunque tenuti monitorati, perché in fase di rilascio possono dare le stesse problematiche che in fase di pressione, quindi bisogna comunque mantenere alta la soglia di attenzione. Secondo me bisogna sfruttare questi momenti, tra virgolette, di pace per guardare all'interno delle proprie realtà comunali, all'interno delle proprie realtà amministrative, per capire cosa si può fare di più per sensibilizzare i cittadini, per far capire l'importanza dei bollettini d'allerta, per far capire come leggere un bollettino d'allerta, l'importanza di una pianificazione dell'emergenza, quindi capire cosa si può fare prima dell'emergenza per spiegare al cittadino cosa può succedere sul proprio territorio e cosa deve fare il cittadino per mettersi in sicurezza, perché anche in Toscana, purtroppo, come in Emilia, si sono registrati troppi morti per fatto che i cittadini non seguivano le disposizioni date dai sindaci, perché i cittadini non sapevano leggere le allerte, non le conoscevano, non sapevano le pianificazioni, quindi tanti troppi problemi che devono essere risolti in tempo di pace per poter eliminare questo problema. La regione nel frattempo puntualmente ci fa vedere i rilievi aerei da parte dei vigili del fuoco proprio in Toscana. Cirelli, va bene le raccomandazioni alla popolazione nelle norme di comportamento? Serve anche un intervento delle istituzioni? Assolutamente sì. Ognuno di noi può dare un contributo. Le amministrazioni comunali possono fare sicuramente più informazione alla popolazione, possono organizzare punti di incontro con la cittadinanza per spiegare questi piani d'emergenza, per spiegare la cartellonistica d'emergenza, per spiegare come funziona il sistema del volontariato di protezione civile o il servizio nazionale di protezione civile, dare più informazioni sui rischi del territorio e spiegare loro in parole semplici, senza troppi tecnici o troppi dottori illustri, ma con parole terra a terra, cosa devono fare, chi devono chiamare, le cose basilari ma che possono salvargli la vita. Ecco. Ringraziamo Roberto Cirelli, il presidente del coordinamento delle protezioni civile mantovane, con il quale abbiamo aperto la serata. Grazie Cirelli. Grazie a voi. Buon lavoro.
Torniamo in studio, vado subito dal sindaco Busi di Asola. Riviviamo, raccontiamo cos'è successo, come ha vissuto la popolazione questi ultimi giorni in cui abbiamo appena sentito, si è verificato un evento fortunatamente contenuto. Certo, fortunatamente contenuto, perché abbiamo avuto gli stessi livelli ad Asola del Chiesa rispetto al 2010, quando diciamo, è successa una catastrofe. E colgo l'occasione per condividere il pensiero di Girelli, il quale dice che quando ci sono degli eventi catastrofici la gente deve capire come fare a risolverli. Noi abbiamo avuto più o meno gli stessi livelli dal 2010 per quanto riguarda il Chiesa, addirittura un evento ancora più catastrofico, se diciamo, rispetto al 2010, perché nel 2010 c'è stata solo un'ondata di piena e ha inondato il villaggio Chiese e tentato di inondare anche Piazzale Forchini e il villaggio Forchini. Quello per fortuna nel 2010 si è salvato per qualche sacchetto in più, mentre il villaggio Chiese nel 2010 è andato totalmente sotto e abitano 300-400 famiglie. In questa occasione invece, memori di quello che era successo nel 2010, che ero ancora io sindaco nel 2010, e nel 2011-2012 con AIPO e con la Regione Lombardia abbiamo provveduto a fare delle opere, le quali per dieci anni non sono state collaudate e le abbiamo collaudate in questo evento. Sindaco che non nasconde la soddisfazione di essere riuscito a fare quelle opere e di vederle sfruttate e avere visto i frutti di queste opere. Ma su questo torneremo più avanti nella nostra serata, perché vorrei andare da Speziale. Invece il territorio del Mincio, come è stato investito da questi ultimi giorni di maltempo? Beh, diciamo che il comprensorio del mio consorzio, territorio del Mincio, tutto sommato l'ha vissuto piuttosto bene. Insomma, venivamo da un autunno piuttosto siccitoso, quindi i millimetri di pioggia che sono scesi sono stati assorbiti dal terreno, ecco, non abbiamo avuto nessuna difficoltà. Ecco. E ci spostiamo, continuiamo nella nostra panoramica, andiamo invece sul Po da Minelli, il Terre dei Gonzaga in destra Po. L'ultimo consorzio di bonifica a tornare a respirare liberamente, diciamo così. Ma il nostro è un consorzio che, come tanti consorzi, non i propri confini non sono quelli amministrativi, e questo è buona cosa, perché comunque delle convenzioni aiutano l'acqua a defluire. Le posso dire che in questi giorni di pioggia, di intense piogge, l'acqua di parte dell'Emilia è transitata su Mantova, da Mantova è passata poi sul Modenese e dal Modenese Ferrarese e quindi poi verso il mare. Queste convenzioni permettono comunque di spendere anche poco, perché comunque l'acqua defluisce per gravità. Questo è vero poi fino a certi livelli. Quello che fa scattare, diciamo, l'allerta è un livello alla botte napoleonica sul Burana, e a quel punto lì ogni consorzio si chiude dentro e comincia a pompare e quindi a spendere per liberarsi dell'acqua in eccesso nel fiume Po. Nel frattempo la regia ci sta mostrando appunto delle immagini risalenti proprio a queste ultime giornate. Girate, lo vedete, sullo sfondo c'è il nuovo ponte proprio a San Benedetto Po, uno dei punti dove gli idrometri vengono monitorati, dove vengono controllati. Se non erro, vado a memoria, è arrivati a livello 5 sì, sul monitoraggio, sì, quando il 6 diventa invece una vera emergenza. Noi lì abbiamo anche un punto critico, che è la botte Villoresi, che infatti prima Cirelli l'ha segnalato, che è una botte che passa sotto il fiume Secchia. Quello è un punto che noi monitoriamo, infatti in queste sere abbiamo fatto delle ronde insieme alla Protezione Civile, perché sappiamo che è un punto debole, perché comunque quando il Po comincia a crescere il Secchia fa fatica a defluire l'acqua che tra l'altro Emilia Centrale usa per questo canale, quindi lì è un punto dove bisogna tenere d'occhio. E allora terminiamo questo primo giro in studio, vado da Guidi a rappresentare una rete produttiva, una rete che letteralmente vive sul terreno e sul territorio.
Purtroppo si parla già di danni anche quando guardiamo. Abbiamo visto, il sindaco Busi ci ha detto, ho avuto qualche problemino, fortunatamente limitato. Gli altri consorzi sembra che ci raccontino di un fenomeno che è passato. In realtà l'agricoltura comunque sta già accusando questi fenomeni repentini e violenti. Certo, l'agricoltura ormai è già da qualche anno che sta accusando questi fenomeni, questi eventi catastrofali, ecco, e che hanno avuto un'intensificazione nella frequenza, ma anche un allargamento nell'estensione proprio del fenomeno. Quindi non si parla più di singoli comuni interessati, ma si parla di intere province o anche regioni, come abbiamo potuto vedere l'Emilia Romagna, cioè tutta la fascia, diciamo, della Romagna è stata colpita duramente con pesanti danni, ecco, e anche la Toscana, parliamo proprio di province intere colpite, quindi c'è proprio un allargamento di questi fenomeni. E quando parliamo di danni, notizia di qualche ora fa, il ministro Lollobrigida ha firmato la richiesta per la dichiarazione per lo stato di calamità naturale per quanto attiene i danni riportati dal territorio nelle grandinate del mese di luglio della scorsa estate. Qui ci sarebbe il tema delle assicurazioni, perché questa dichiarazione di stato di calamità naturale andrà a coprire i ristori su eventuali strutture danneggiate. La parte culturale è lasciata invece alle assicurazioni private. Questo per dire che parliamo oggi di precipitazioni a monte, di esondazioni sul territorio. In realtà, quando dobbiamo considerare il clima, parliamo anche di fenomeni come quelli delle violentissime grandinate. Gli italiani, popolo dalla memoria corta, però non dobbiamo andare troppo indietro nel tempo per ricordarci le file fuori dai carrozzieri con le auto da riparare, e dall'altra la conta di danni, perché è milionaria, corretto? Certo, corretto. E sicuramente il cambiamento climatico sta portando appunto questi eventi estremi come grandinate o venti forti e anche eccessi di pioggia, ecco. E c'è un discorso assicurativo sicuramente, però che ci fa capire questo cambiamento climatico è in atto già da qualche anno. Se prendiamo i dati delle compagnie assicurative per il comparto agricolo, negli ultimi sei anni sono stati in negativo, ecco. Quindi, al di là di parlare, che non è argomento di questa sera, se economicamente è sostenibile o no questo tipo di sistema, è una chiara dimostrazione che i danni, cioè gli eventi atmosferici che causano danni, sono aumentati. E che la riflessione è doverosa. Siamo prossimi alla prima interruzione pubblicitaria di questa serata, ma prima la regia mi ha fatto intravedere quello che sarà l'ospite del prossimo collegamento. Se possibile vorrei chiamarlo in onda, lo vedo pronto, così lo salutiamo. Diamo il benvenuto a Giuseppe Spatola dalla redazione del Brescia Oggi, quindi da Brescia. Buonasera Giuseppe. Buonasera a voi, interessante anche il dibattito che avete aperto, perché poi si innesta un po' tutto, l'area economica ma anche l'area di gestione dell'ambiente, che non possono che andare a braccetto, soprattutto per chi come noi sta a monte e guarda poi voi nella bassa, anche purtroppo pagare colpe che non avete sulla gestione dei territori, ma penso che avremo modo di approfondirne poi i contenuti dopo, nel secondo blocco. Ne avremo modo subito dopo la pubblicità. Cari telespettatori, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Siamo tornati in studio in diretta, riapriamo il collegamento a quale abbiamo fatto solo cenno prima dell'interruzione pubblicitaria. C'è Giuseppe Spatola dalla redazione del Brescia Oggi. Collegamento utile a raccontare quanto è accaduto. I fenomeni sono stati mantovani, sì, siamo stati l'ultima provincia della regione a tirare un sospiro di sollievo per l'ultima coda delle ondate sul Po. In realtà i fenomeni climatici non guardano in faccia a nessuno, tantomeno ai confini. Ecco la regia che ci mostra le immagini. È un collage realizzato proprio dai colleghi del Brescia Oggi, immagini che raccontano dal territorio quello che è accaduto. Giuseppe, ci vuoi raccontare, ci vuoi spiegare come è stata investita la provincia nei giorni scorsi? Innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori mantovani, non solo. Il racconto è semplice, parte dalla montagna, parte da quelle zone peraltro dove la scorsa estate la siccità ha segnato in maniera anche molto marcante il territorio. Lo fa in un lago, il lago d'Idro, che dà
comunque poi i natali alla chiesa, che voi conoscete come la valle che scende appunto verso la bassa, e lo fa prepotentemente con un'ondata di acqua, di concentrazione di pioggia che ha causato l'allarme innanzitutto sulla piena valle nel Bresciano, ma partiva dal Trentino. Diciamocelo, la gestione del territorio e delle acque comunque non è e non può essere una cosa semplice. Il Bresciano, che è comunque solcato da fiumi importanti, penso al fiume Oglio per la Valle Camonica, al Chiesa, al Mella, che comprende anche buona parte della vostra area del Mincio, visto che comunque è a ridosso del lago di Garda, le due province si lambiscono, è comunque difficile. Quindi i primi sentori, la prima problematica l'abbiamo avuto proprio su queste valli. Il paese di Lavenone è rimasto isolato per un'intera notte a causa di una frana che ha interessato una provinciale sull'Alta Gardesana. La Valle Camonica, che ha subito i danni maggiori e continua ancora oggi a non riuscire a tamponare le ferite inferte dal maltempo già da quest'estate. Chi è intervenuto prima di me ha ricordato la sciagurata grandinata del 23 di luglio, che ha causato 1,6 miliardi di danni in Lombardia, quella tempesta. Di questi almeno un decimo in provincia di Brescia, e proprio in Valle Camonica quest'estate si sono contati danni maggiori. L'estate prima, ricordiamocelo, due torrenti, il Re all'altezza del comune di Niardo, erano straripati per una notte di pioggia fortissima, causando l'interruzione addirittura della linea ferroviaria, che è stata ripristinata recentemente, ma che ha subito un altro gravissimo stop proprio durante gli eventi di quest'estate. È una cosa ormai ciclica. Come porre rimedio? Se avessimo tutti la bacchetta magica, o noi come cronisti potessimo raccontare le soluzioni immediate, penso che lo faremmo senza indugio. Il problema è molto più complesso, però, e qua forse entrerebbe in gioco quello che già c'è, che sarebbe l'AIPO, il magistrato del Po, che dovrebbe governare e governa le acque, poi anche dei fiumi afferenti al grande fiume, che dovrebbe forse un po' mettere ordine su quella che è la regimentazione delle acque, come controllarle. Parliamo del Chiesa, che ha fatto paura, e se la regia ha mandato le immagini delle ore successive alla piena sono oggettivamente impressionanti, se poi paragonate ad esempio al periodo di estrema magra che si era invece registrato tra maggio e giugno, quando il fiume si poteva addirittura attraversare a piedi e poteva diventare tranquillamente luogo di gioco anche per i bambini a calcetto, visto che l'acqua non c'era. Ecco, chiediamoci come possiamo passare e gestire la situazione da un estremo estremamente siccitoso invece a una piena che ha fatto paura e che solamente per, diciamocelo, forse fortuna, anche questa volta non ha causato vittime. I danni ci sono, si contano soprattutto nel comparto agricolo. Un'alternanza così di tempo e di clima non ha sinceramente agevolato né la viticoltura, colpita pesantemente dalla grandinata, con un tempo instabile che ha portato la maturazione delle viti a giorni di distanza dalla normale, dalla naturale raccolta. La vendemmia quest'anno ha subito 10 giorni di ritardo, con piante comunque sottoposte a uno stress diverso rispetto a quello a cui erano abituate. Le colture lungo l'asse dei due principali fiumi bresciani che hanno sofferto, e poi tutto il comparto della bassa. Ecco, questa è la situazione generale che abbiamo vissuto in un contesto che si appresta e rimane difficile. Ha ragione il vostro responsabile della protezione civile quando sottolinea come il compito oggi è un compito di controllo e di salvaguardia, però per avere il controllo e la salvaguardia dei territori, in studio ho sentito che c'è anche il sindaco di Asola, buona parte viene trasferita
ai singoli comuni che però non hanno le risorse necessarie e utili per poter garantire la sicurezza dei propri cittadini. In questo contesto dovrebbe comunque intervenire magari lo Stato e ristabilire la giusta afferenza tra amministrazioni locali, regionali e nazionali, con l'intervento, come era nel passato, della provincia, che magari ha il controllo più stretto del territorio e riesce ad avere una mappatura complessiva di quelle che sono le criticità sui territori, più agevoli rispetto ad altri che magari arrivano dalla regione Lombardia. Provincia, ci tengo a precisarlo, avevamo presentato un invito a che fosse partecipe con noi, che fosse ospite con noi, invito che è caduto ai noi nel vuoto. Ovviamente siamo a disposizione per tornare su questi argomenti nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Giuseppe, ci hai parlato, ci hai fatto un quadro molto molto esaustivo di quanto è accaduto e ci hai augurato che qualcuno possa intervenire perché questi disagi, questi danni non si ripresentino, non si ripropongano. Una domanda con una risposta difficile. Secondo te ci sono delle responsabilità sui danni che sono accaduti? Si poteva agire prima? Si poteva agire in maniera diversa? Le soluzioni sono strutturali e come ogni soluzione strutturale richiede tempo e investimenti di energia. Io penso che, visto che hai gli uomini del fare, li hai sentiti prima, che sono gli uomini della protezione civile, di volta in volta li chiamiamo angeli del fango, volontari, chiamiamoli come vogliamo. Io colpe per cosa è successo in queste settimane non ne darei a nessuno. Farei invece, aprirei una serie di riflessioni sulla gestione del territorio e su quanto comunque le amministrazioni locali hanno peso oggi. A livelli più alti. Ecco, forse quei famosi PNRR, ci riempiamo la bocca di sostenibilità, di smart city, iniziamo a capire che i territori vanno implementati per quelle che sono le loro peculiarità. Se parliamo di un territorio montano, sappiamo che pericoli è la deforestazione. Noi, vorrei solamente ricordarlo, abbiamo subito danni irreparabili dalla tempesta Vaia di qualche anno fa, che ha raso al suolo interi boschi, e i boschi stessi in caso di grandi piogge riescono a contenere i danni, cosa che oggi non succede. Non hai più legname, anzi i legnami rimasti a terra da quella tempesta sono gli stessi che oggi purtroppo vagano ad esempio sul lago di Garda, dove i torrenti in piena portano i residui, quello che il bosco non è riuscito a recuperare. Abbiamo la fortuna che la natura è l'unica ad autorigenerarsi, dovremmo imparare da lei e su quei piani, i famosi PNRR, sostenibilità, chiamiamoli come vogliamo, magari dare un occhio di riguardo anche a quella che è realmente la natura e intervenire. È difficile da fare oggi con gli strumenti che hanno in mano i nostri amministratori, che, ripeto, non hanno colpe. Le colpe sono ormai sommate da anni e quando si ha un'incrostazione bisogna saperla togliere con i prodotti adeguati, in questo caso è quello di togliere la burocrazia e magari a tornare, nel caso delle piene dei fiumi, a dragare fiumi come una volta, a pulirle, a tenere pulite le nostre rive ed evitare che poi migliaia di tonnellate di detriti si accumulino sotto i ponti, rendendo instabile lo stesso ponte, che è un ponte che garantisce collegamenti, le vie di fuga per i paesi. È tutto un concatenarsi di situazioni che sinceramente non possono avere un unico responsabile, ma hanno la globalità come responsabile. E allora noi ringraziamo Giuseppe Spatola dalla redazione del Brescia Oggi per questo prezioso collegamento. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e ai vostri ospiti. Riconosciamo la redazione del Brescia Oggi, ti auguriamo buon lavoro. Grazie. Torniamo in studio. La regia ci ha mostrato prima, mentre il collega Spatola parlava, le immagini dalla struttura che scarica dal Garda nel Mincio. Qui giustifichiamo la presenza di Speziale qui con noi questa sera. Perché? Perché siamo tornati a parlare del Garda, dei livelli del Garda che chiedono
di essere scaricati. Il Mincio accoglie, il Mincio scarica. Vogliamo capire come funziona, a chi sta in capo la gestione di questo complesso sistema? Beh, innanzitutto bisogna chiarire che la gestione del fiume Mincio e dei laghi, sia del lago di Garda che dei laghi di Mantova, è in capo all'AIPO. Quindi noi come consorzio di bonifica siamo solo di supporto, diciamo, per quello che compete la nostra, il nostro reticolo idrico. Prima abbiamo visto le immagini dello sbarramento di Ponti sul Mincio, chiamato anche diga di Saglionze. Che vedono i nostri telespettatori di esatto, nuovo. Esatto, e in questo momento, per fare una fotografia ad oggi, stanno defluendo 150 metri cubi di acqua al secondo. Tanto per fare un paragone, così chi ci ascolta si rende conto di quello che sta scendendo, in piena stagione irrigua noi del consorzio di territorio del Mincio e il Garda Chiese, che è l'altro consorzio che utilizziamo l'acqua del Garda, tutti e due assieme nella piena stagione irrigua utilizziamo dai 60 ai 70 metri cubi al secondo. Quindi la metà esatto, di quanto scarica attualmente. Esatto, neanche la metà. Però c'è da dire che ma il fiume Mincio e Mantova con i suoi laghi possiamo stare anche piuttosto tranquilli, perché c'è un sistema collaudato e di assoluto valore che ci permette, con due sbarramenti sul Mincio, il primo a Pozzolo, che c'è il primo sbarramento che fa deviare una parte dei 150 metri cubi verso Marengo attraverso lo scaricatore, quindi 120 metri cubi scenderanno verso Marengo e gli altri 30 metri cubi scendono sul corso naturale del Mincio. E qui spieghiamo perché in tempi di piena dello stesso Garda, a livelli altissimi, 93% credo che sia arrivato il riempimento, oggi a Mantova non si sono accorti assolutamente del fatto che il Mincio fosse esatto, ingrossato, fosse raddoppiato, più che raddoppiato. Certo, effettivamente oggi, guardavo su laghi.net, il lago di Garda è a 131 centimetri sopra lo zero idrometrico, cioè praticamente la massima capacità è 140, quindi stiamo lavorando, diciamo, al bordo. Ecco. Come dicevo prima, il sistema però studiato sul Mincio è il primo sbarramento Pozzolo, poi ce n'è un altro alla Sacca di Goito, in cui praticamente il Mincio in questo momento è chiuso, quindi non scende più acqua verso i laghi. Contemporaneamente è stato chiuso in vallazza a valle dei laghi di Mantova, quindi i laghi di Mantova sono praticamente chiusi in una vasca unica. Questo per non andare a gravare sul Po ancora più a valle? No, questo succede, andremo a gravare più a valle perché i 150 metri cubi alla fine passeranno per il diversivo del Mincio e andranno a Formigosa, che si metteranno appunto nel Mincio, però preservando quella che è la città di Mantova e i laghi di Mantova. Una piccola nota, tutto sì, questo grazie ad un'opera faraonica, che è stata quella della costruzione del diversivo. Andiamo indietro di qualche anno, è da un po' che non si vedono operazioni, cantieri di questo valore. Questa, diciamo, è stata un'opera colossale, diciamo che è inserita in quello che è il sistema Garda, Mincio, Laghi di Mantova, Po, Fissero Tartaro, cioè quindi è tutto un insieme idrografico complesso, ma che nel suo insieme funziona e finora ha sempre funzionato bene. Ecco. Certo, c'è da stare attenti agli eventi climatici straordinari che in qualsiasi momento possono metterci in difficoltà, però per il momento, finché il Po riceve acqua dal Mincio, Mantova non dovrebbe aver problemi. Siamo prossimi ad una nuova interruzione nella nostra serata, ma la regia ci mostra, chiedo che lo possano vedere anche i nostri telespettatori. Abbiamo già collegato il successivo ospite di questa nostra serata, c'è Riccardo Verzè dalla redazione dell'Arena. Buonasera Riccardo, benvenuto qui con noi. Buonasera a tutti. Ciao Riccardo, che chiameremo tra pochissimo a raccontarci quanto accaduto, quanto successo nei giorni scorsi. Siamo partiti da Brescia, completiamo questo quadro che abbiamo detto essere non prettamente, non esclusivamente mantovano, anche con Verona. Vedremo, rivivremo le immagini allucinanti di questo Adige in piena attraverso la città. Riccardo, rimani con noi, ci vediamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità.
Eccoci tornati in studio, una serata che stiamo dedicando agli sconvolgimenti, ai letterali sconvolgimenti degli ultimi giorni che hanno riguardato il territorio mantovano, quello delle province contigue, Brescia abbiamo visto prima, tra poco vedremo quella di Verona, ma non solo. Non ricordiamo di zone ben più colpite dove purtroppo si sono registrate anche delle vittime in Italia proprio dovute alle conseguenze della crisi climatica, del cambiamento climatico. Ma andiamo a Verona, come vi ho anticipato. Riapriamo il collegamento con Riccardo Verzè dalla redazione dell'Arena. Gli domandiamo e domandiamo anche alla regia di seguire il racconto che stiamo per chiedergli con le immagini, perché vorremmo rivivere anche in questo caso insieme cosa è successo e come è stato colpito il territorio veronese. Prego Riccardo. Di nuovo buonasera Giulio, buonasera ai tuoi ospiti e a tutti i telespettatori. In questo caso è stato l'Adige a preoccupare molto la provincia di Verona, mentre in passato penso soprattutto all'alluvione drammatica del 2010 furono dei fiumi più ad est come l'Alpone o il Tramigna. In questo caso è stato proprio l'Adige a preoccupare il territorio per l'enorme portata di acqua che è arrivato ad avere nel corso delle giornate che sono intercorse soprattutto diciamo tra il 31 di ottobre e il 2-3 novembre. In diversi momenti sono stati chiusi alcuni ponti fondamentali della provincia di Verona, a nord il ponte di Peri tra i comuni di Dolcè, Brentino Belluno verso il Trentino e un po' più a sud ma sempre a nord della città di Verona e quello di Arcè tra i comuni di Pescatina e di Bussolengo e poi a sud il ponte Principe Umberto di Legnago. Quella che è stata poi la preoccupazione maggiore però è stata in città, proprio a Verona, avete mostrato qualche immagine, in quello che è il Ponte Nuovo, e questo in realtà sia per la portata dell'Adige sia per il fatto che c'era in sostanza un cantiere formato da questi ponteggi che dura da qualche anno ormai per la sistemazione di questo ponte che era malorato. Questi ponteggi che andavano a un livello molto più basso del ponte stesso e che nel pomeriggio del primo novembre, con le immagini che ci arrivavano, si vedevano questi tronchi che scendevano portati dalla piena dell'Adige e cominciavano prima a lambire, poi a colpire questo ponteggio che man mano nel corso della giornata, della serata, è stato letteralmente distrutto dai tronchi portati dall'Adige. È stato ovviamente chiuso questo ponte sia ai pedoni che alle auto, molto importante per la viabilità veronese che state vedendo, proprio perché questo ponteggio piano piano è stato totalmente distrutto. Sono intervenuti poi i vigili del fuoco che sono riusciti in qualche modo a trattenere, a imbragare parte di questi ponteggi per evitare che la situazione peggiorasse, ma un po' anche per colpa dei ritardi nei lavori di questo ponte che si sarebbero dovuti concludere a settembre, è stata un po' la situazione più preoccupante. La situazione poi non è diventata peggiore, non ci sono state delle esondazioni dell'Adige per il fatto che avete già citato dell'apertura del famoso tunnel Adige-Garda, quello che da Mori a Torbole sposta parte dell'acqua portata dall'Adige nel lago di Garda, e peraltro ci sono state poi anche delle grosse polemiche a Verona, soprattutto da parte del comune di Verona, perché si è sostenuto che la galleria è stata aperta troppo tardi, provocando appunto i danni che avete visto a questi ponteggi, a questo cantiere, la chiusura di uno snodo fondamentale della viabilità cittadina e poi appunto la chiusura e anche di altri ponti in provincia. Si è arrivati poi alla decisione di chiudere le scuole nella giornata del 3 di novembre, il venerdì, e sono state chiuse nel capoluogo, Verona, e in altri 57 comuni, proprio per le preoccupazioni date dalla portata dell'Adige. La scelta è stata fatta a livello regionale con la chiusura di tutte le scuole del Bellunese, di gran parte di quelle del Trevigiano, del Vicentino e del Veronese, appunto con circa il 60% dei comuni che hanno visto le scuole chiuse, proprio perché c'era la preoccupazione per le ultime piogge che sono venute tra il giovedì e il venerdì. Poi ci sono state polemiche anche su questo, perché poi effettivamente il giorno dopo c'era il sole, non c'è stata alcuna esondazione e questo provvedimento è stato giudicato un po' eccessivo.
eccessivamente cautelativo. Anche in questo caso, credi si sarebbe potuto gestirle in maniera diversa, in maniera migliore? Allora, da un punto di vista di ciò che è stato fatto sulla galleria Adige Garda, quindi sul togliere acqua che scendeva verso Verona, verso comunque un comune, che è quello di Verona con 300.000 abitanti, una provincia da 1 milione di abitanti, non ho i dati tecnici per dirti se davvero è stata aperta troppo tardi questa galleria, anche perché c'è chi, come appunto la comunità del Garda, ha sostenuto che la galleria invece è stata aperta troppo presto, quando non c'erano ancora i criteri e i livelli dell'Adige sufficienti per toglierla. Da un punto di vista invece appunto di quello che è stato il provvedimento maggiore, ovvero la chiusura delle scuole, a mio avviso c'è stato un po' un eccesso di cautela, ma che un po' ha rispecchiato quello che è stato il pensiero sulle scuole. L'avevamo già visto prima anche durante il Covid, durante la pandemia, nel momento in cui c'era una preoccupazione per la salute pubblica, prima era la pandemia, poi appunto era la piena dell'Adige, diciamo che c'è sempre stata una certa agilità nel prendere questa decisione di chiudere le scuole, e certo toglieva una parte del traffico, metteva al sicuro gli studenti da eventuali problemi, con però problemi per tutte le famiglie che eventualmente dovevano tenersi questi studenti, soprattutto i bambini più piccoli a casa. Ecco, diciamo che, essendo stata una cosa molto limitata nel tempo, enormi errori non ci sono stati, se non quello magari alla base che vi dicevo prima, del non riuscire a concludere questo cantiere molto importante nei tempi prefissati, ma probabilmente nessuno pensava in una piena dell'Adige che non si verificava da parecchi anni, anzi erano anni che vedevamo l'Adige ai minimi termini. Noi ringraziamo Riccardo Verzè dall'Arena per questo collegamento che ci ha portato con uno spaccato nella città di Verona. Grazie, grazie Riccardo. La regia ci grazie mostra nuovamente le immagini, appunto il cantiere al quale faceva riferimento Riccardo poc'anzi. Grazie, grazie Riccardo. Grazie e buon lavoro. Buona serata. Sembra fondamentale il rapporto tra le istituzioni, gli enti e le istituzioni nella gestione di questi fenomeni. Minelli prima ci diceva, ci ricordava, l'acqua non ha confini, non conosce confini amministrativi. La gestione, quando è puntuale, quando è fortunata e felice, è anche perché con le convenzioni, con gli accordi tra le persone non ci si guarda in faccia per appartenenza, si gestisce il bene comune. Sindaco Busi, crede che siamo in grado di collaborare a sufficienza sulla gestione di questi fenomeni? Mi rifaccio alla sua esperienza da amministratore in questo caso. Sì, io sono convinto che... Allora, mi sono fatto un'idea nelle mie esperienze come sindaco, diciamo così, che riguardano le esondazioni. Faccio una mia considerazione personale. Prima di tutto, credo che la responsabilità sia dell'uomo soprattutto, e perché costruire in Golena, far costruire dei villaggi in Golena, credo che sia assurdo e credo che non possa più avvenire, ecco, perché dare la possibilità di costruire in Golena, perché io ritengo che la Golena sia un polmone del fiume e prima o poi il fiume, se non è quest'anno, sarà fra 10 anni, fra 20 anni, va a riprendersi il suo territorio. Però io credo che sia anche molto importante la collaborazione tra gli enti, e questo ne ho avuto esperienza ad Asola, perché nel 2010, quando abbiamo avuto la grandissima esondazione dove il villaggio Chiesa è andato sotto e tantissime altre zone del mio paese sono andate sotto, non si sapeva bene chi governava il Cacciabella, il Palpice, che sono poi i fossi, diciamo così, che esondano, perché il Chiesa ad Asola non ha mai esondato, non ha mai superato i suoi argini, sono i suoi vasi collaterali che esondano. E ha preso in gestione tutti questi vasi secondari, prima c'erano vari consorzi che li gestivano, ha preso in gestione l'AIPO e abbiamo fatto tutte quelle opere, molte opere importanti, con spese di soldi importanti, per esempio anche con contributi della mia amministrazione 2010-2011, e questa collaborazione ha fatto sì che con questo evento, che è più o meno sovrapponibile a quello del 2010, abbiamo evitato l'esondazione, abbiamo evitato la nuova esondazione del villaggio Chiese, che purtroppo, ripeto, costruito in Golena, come sono state costruite tantissime altre case nelle Golene. Quindi io dico che prima regola è colpa dell'uomo se
tanti eventi succedono poi, sono secondari a responsabilità dell'uomo. E se guarda altrove, oltre i confini del suo comune, come giudica, non facciamo nomi, come giudica l'azione dell'uomo adesso, quando bisogna mettere mano per evitarli, allora, queste ricadute, i fenomeni? Certo. Purtroppo fiume, sono su scala troppo grande per dire li limitiamo tra di noi. Il mio fiume è a 160 km, corre dal Val di Fumo fino a Bissolano dove entra nell'Oglio. Sono 160 km, sono 31 comuni che sono lambiti da questo. E ecco, qui bisognerebbe secondo me trovare che le istituzioni, non tanto perché abbiamo anche la Federazione del Fiumi Chiesi dove ci sono tutte le associazioni, quelle che hanno fatto il 9 agosto in piazza davanti alla prefettura di Brescia, però io credo che dovrebbero essere le istituzioni, proprio le istituzioni, ad essere in grado di gestire questi 160 km, perché ci sono 5 macro aree. C'è il BIM, che è il bacino imbrifero montano, che riguarda il Trentino, c'è che ha una produzione di energia elettrica, c'è il lago d'Idro che ha un'attività turistica, poi c'è tutta un'asta molto lunga dove c'è un'attività agricola importantissima e direi che la provincia di Mantova è interessata poco al Chiese, perché ci sono solo 4 comuni. In questo caso sì. Su 31 ci sono solo 4 comuni, che è Asola, Casalmoro, Canneto e Acquanega. È lì dove dovremmo essere un attimino più bravi. Anche perché attimino, è quella più a valle. Un attimino che più pronti ad intervenire, sì, e a prevenire. Però bisogna prevenire dall'alto. Assolutamente, la gravità anche quella non guarda in faccia a nessuno. Esatto. Durante la pausa pubblicitaria abbiamo dato un'occhiata ai messaggi che ci avete scritto, Speziali, lo volevo solleticare e sollecitare con una proposta che ci arriva da casa. Lorenzo da Verona ci scrive, ci chiede se, già che siamo in tempi di abbondanza, di particolare, anzi sovrabbondanza, aggiungo io, forse non è il caso di utilizzare quest'acqua che stiamo scaricando per creare degli invasi, per creare delle riserve per l'agricoltura, perché lo abbiamo già detto e non è un fenomeno nuovo. Oggi piove e piove troppo, domani c'è secco e c'è troppa siccità. Sì, in tal proposito possiamo dire che per l'agricoltura mantovana il lago di Garda è un invaso naturale che nei secoli ci ha sempre fornito l'acqua e ci ha permesso di diventare fra le agricolture più floride d'Italia e anche d'Europa e del mondo. E quindi, essendo un bacino naturale regolato dall'edificio regolatore che c'è a Ponti sul Micio o Diga di Saglionze, come qualcun altro lo chiama, possiamo, diciamo che con questo rubinetto lo possiamo regolare a nostro bisogno. Ecco. In questo momento però ricordiamoci che è a 131 cm sopra lo zero idrometrico di Peschiera e che il massimo possiamo arrivare fino a 140, dopo i paesi rivieraschi del Garda cominciano ad andare in difficoltà. Quindi oggi la preoccupazione è quella di svasare quella che è l'acqua in eccesso. Certo, come mi ha telefonato oggi un agricoltore, mi diceva stai attento, non buttiamo via dell'acqua. Staremo attenti oggi. Certo, perché adesso c'è il Garda che chiede di scaricare, domani esatto, siamo noi a chiedere di scaricare di più al Garda per esatto, il deflusso. Adesso per il momento stiamo andando verso l'inverno, è giusto rientrare in quei parametri che AIPO e Regione Lombardia, ci sono delle regole scritte che ci dicono che dobbiamo stare, dobbiamo abbassarci anche per preservare quella che è, diciamo, la sicurezza dei paesi rivieraschi del Garda. Quindi noi comunque come consorzio di bonifica e come la comunità del Garda continuiamo a monitorare quello che è il lavoro di AIPO, saremo sempre lì a supporto. Comunque adesso è il momento di mettere in sicurezza quello che è il lago di Garda e quindi abbassare quello che è il livello. Quando sarà il momento opportuno faremo i nostri interventi. Assolutamente. Restiamo sul tema, vado da Guidi a rappresentare gli agricoltori, i giovani agricoltori. Il tema, l'idea di poter realizzare dei bacini per raccogliere quest'acqua in eccesso, è un'idea strampalata, campata per aria o magari è stata percorsa, è stata valutata anche dall'associazione per quanto certo, possibile? Diciamo che per la provincia di Mantova è un'idea abbastanza di difficile realizzazione, comunque abbiamo un tipo di agricoltura che richiede molta acqua, cioè pensiamo alla coltivazione del mais o altre culture, richiedono veramente quantità d'acqua che dei bacini difficilmente riuscirebbero a soddisfare. Ecco. Sicuramente, come ha detto Speziale, abbiamo un bacino naturale che è quello del lago di Garda. Prima il collega che ha fatto il collegamento da Brescia ha parlato del PNRR, potrebbe essere quello uno strumento per
fare degli interventi per aumentare la capacità di stoccaggio del lago e consentire anche di abbassare il livello del lago, ecco. Però aumentare questo differenziale, ecco. Però sicuramente un bacino come quello del lago di Garda è difficile da replicare. Perché se non vado, se non erro, andando a memoria, la scorsa estate si parlava della possibilità di convertire delle ex cave, quelle che sono dismesse, che sono abbandonate, in bacini, in piccoli bacini artificiali. Forse non cambierebbe tanto la sostanza. Ecco, diciamo che per la nostra provincia avrebbe un apporto, insomma, ecco, abbastanza contenuto. Andiamo in pubblicità, cari telespettatori. Non cambiate canale, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci tornati in studio, ultima frazione di gioco in questa nostra serata che stiamo dedicando ai temi del maltempo, del cambiamento climatico, degli effetti della crisi climatica e ai temi dell'ambiente. Ambiente sul quale però insistono anche le attività dell'uomo, le attività anche economiche dell'uomo. Proprio da qui vorrei ripartire con una domanda per Guidi che rappresenta, suo malgrado, questa sera con noi gli imprenditori. Confagricoltura, gli imprenditori agricoli, i giovani imprenditori agricoli. L'agricoltura sta cambiando per fare fronte a questi cambiamenti climatici, a questi cambiamenti nella stagionalità, verrebbe da dire quasi? Beh, sicuramente l'agricoltura sta affrontando questi cambiamenti, quindi ne sta subendo le conseguenze e appunto deve prendere dei provvedimenti. Questo sta avvenendo e diciamo che l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura è in discussione ormai a livello nazionale e internazionale già da qualche anno e diciamo che la soluzione anche per il futuro non ce l'ha Riccardo Guidi, ma quello che diciamo si può emergere dal FAO, quindi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per il Cibo e per l'Agricoltura, loro parlano di una strategia basata su tre punti, il primo è garantire la sicurezza alimentare, legata al mantenimento delle produzioni o all'aumento delle produzioni e del reddito. Per far questo loro parlano di un criterio di adattabilità e quindi dell'agricoltura. Passando per adattabilità si parla di scelte varietali indicate in base ai climi che ci stiamo trovando ad affrontare, innovazione genetica, operazioni culturali e in ultimo loro parlano chiaramente di riduzione delle emissioni. Su questo ci tengo a dire che il comparto agricolo ha già fatto passi in avanti notevoli, sta continuando a fare investimenti importanti per riduzione e concluderei anche aggiungendo, se me lo permetti, che viene sempre ricordato quanto l'agricoltura inquina, ma si parla sempre troppo poco di quanto è capace l'agricoltura di riassorbire anidride carbonica attraverso le sue coltivazioni. È un bilancio quello che bisogna fare. Al netto delle operazioni matematiche, gli agricoltori mantovani, credo che siano in grado di compiere il salto, cambiare la cultura? La cultura è la cultura. La cultura sicuramente è un passaggio graduale, ma che può avvenire e che sta avvenendo. Ecco. La cultura risulta essere più complicato sicuramente per le culture che ci caratterizzano, quindi i prati stabili piuttosto che il mais per l'alimentazione dei bovini, ecco. Sono cambi diciamo un po' complessi, ma che possono essere affrontati con un miglioramento genetico delle varietà, se parliamo appunto di mais o sostituendo altre culture, ecco, a quello che può essere il fieno, anche se risulta molto, molto difficile, ecco. Quelle che sono le tradizioni, è la storia del territorio. Da casa, e mi rivolgo a Minelli, ci domandano, secondo gli ospiti in studio, ci sono criticità idrauliche sul tratto mantovano del Secchia? Ce lo chiede Luigi. Possiamo rassicurare il nostro telespettatore e con lui gli altri della zona? La sua domanda è pertinente, perché comunque abbiamo visto anche noi che c'è una criticità. E negli anni scorsi abbiamo chiesto un finanziamento alla Regione Lombardia che ci ha accordato di 7 milioni di euro e proprio in questi momenti andremo in appalto e andremo a sistemare gli argini attorno alla botte dei Villoresi, che prima vi dicevo che è un punto critico proprio per questo. Quindi andremo a ripristinare i livelli degli argini e mettere in sicurezza quindi quel territorio lì. La regia sempre attentissima ci sta mostrando appunto
le immagini del fiume Secchia, sempre risalente a qualche giorno addietro, ma è il fiume di cui stavamo parlando. Potranno poi dormire sonni tranquilli? Direi di sì. Restiamo però con lei, lo facciamo guardando un contributo, un servizio. Ascoltiamo un'intervista, l'intervista a Ludovici, che è il responsabile dell'area fiumi del WWF Italia. È un'intervista che è stata rilasciata proprio oggi in occasione di Ecomondo, la grande convention green d'Italia, perché parliamo insieme adesso del fiume Po, il grande fiume, e parliamo di uno dei più ambiziosi progetti che si erano affacciati alla ribalta delle cronache negli ultimi mesi, proprio interventi più che sul fiume, sulle sponde, interventi anche che potrebbero andare a riguardare la sicurezza idraulica del manufatto. Lo ascoltiamo, torniamo in studio. Partire anche da quello che sta succedendo in questi giorni per riuscire a rendersi conto anche della crisi in cui siamo e la necessità di ripensare completamente la gestione dell'acqua. Io oggi vorrei parlare principalmente del progetto di rinaturazione del Po, perché è uno di quei progetti di adattamento ai cambiamenti climatici che ci dovrebbe aiutare a cambiare il modo di gestire i fiumi, i corsi d'acqua e comunque il nostro territorio in funzione proprio di questo elemento importantissimo. È molto difficile farlo perché siamo comunque già in ritardo per fare questi tipi di interventi, perché dovremmo rinaturalizzare in Italia almeno 1500-1600 km di fiume per stare al passo con la strategia europea per la biodiversità, che entro il 2030 prevede di riqualificare e riconnettere circa 25.000 km in tutta Europa. Quindi dovremmo riuscire a trovare un accordo, anche un patto, un confronto aperto anche con tutti i vari stakeholder, agricoltori compresi, anzi prima di tutto loro, per trovare delle soluzioni insieme. In fondo il progetto di rinaturazione del Po l'abbiamo presentato noi con WWF e insieme ad ANEPLA di Confindustria, quindi un soggetto completamente diverso da noi, con cui però ci siamo trovati perché abbiamo ritenuto entrambi che questo poteva essere un progetto sia per l'ambiente ma sia anche per chi lavora lungo i fiumi e nel territorio che ha attraversato questo fiume. E allora concentriamoci, approfondiamo il tema della rinaturazione del Po. Minelli, cerchiamo di fare il punto, perché si parla di PNRR, si parla di grosse cifre, di grossi finanziamenti e anche di progetti monumentali. Beh, innanzitutto noi col WWF ci collaboriamo, abbiamo delle convenzioni su delle vasche di laminazione, ma a parte questo discorso, la rinaturalizzazione del Po è un progetto di 357 milioni di euro, quindi molto importante. A chi non piace le piante, il verde, la natura, in un momento così mettere quelle cifre lì, insomma, penso che ci fossero delle priorità maggiori. Inopportuno per il momento, sostanzialmente. Sì. Riassumo io in maniera brutale, si potrebbe fare, perché il treno del PNRR probabilmente passa una volta sola nel corso di una vita. Anche perché noi avevamo presentato un progetto di alzare gli argini delle golene. E qui veniamo, perché volevo chiedere cosa si può fare, perché se passa un'onda di piena, per quanto morbida come le ultime, ci ha comunque lasciati sulle spine per qualche giorno, mi domando, cosa possiamo fare? Allora, in questi giorni il Po si è preso le golene aperte, che è un suo territorio. Poi abbiamo le golene chiuse, quello che noi vediamo è che questi qua possono essere dei bacini importanti nel momento della piena del Po. Quindi alzare gli argini, che quindi difendono gli agricoltori e le golene nei momenti dove non c'è bisogno. E nel momento che comunque c'è bisogno abbiamo una capienza maggiore che può quindi abbassare in quel momento lì il fiume di uno spessore importante. Questo quando il fiume è in piena. Abbiamo già visto come un momento importante per la cura dei fiumi è quando sono in secca. Abbiamo sentito prima i colleghi da Brescia in particolare che ci raccontavano di come quando il fiume si attraversa a piedi ci sia questo schiaffo a quando non diventa, anzi, e travalica gli argini. Durante l'estate, perché anche il Po diventa sostanzialmente quasi attraversabile, quasi carrabile, si possono fare delle attività
che siano utili a prevenire queste ondate, questo clima di tensione? Noi come consorzio, noi come consorzio di bonifica a Terra di Gonzaga non ci occupiamo del letto del Po, noi ci occupiamo di 1000 chilometri di canali che usiamo a fare le due fasi, che sono quelle di scolo, quindi portare via le acque dai terreni e dai centri abitati, perché comunque noi siamo tra argini, quindi l'acqua non va mai via da sola, bisogna comunque guidarla e pomparla nel fiume Po. E quando facciamo l'altra fase, che è quella in rigua, portiamo l'irrigazione, portiamo acqua a tutti i nostri consorziati. Questo ha bisogno, questi canali hanno sicuramente bisogno di una manutenzione importante, che noi andiamo a fare nel periodo comunque che li asciughiamo. Quindi parliamo di operazioni di manutenzione ordinaria e anche straordinaria. Negli ultimi anni abbiamo visto che la manutenzione ordinaria, noi abbiamo 4 mezzi, cosa abbiamo fatto? Da usarli 8 ore al giorno, li abbiamo portati a dei turni, quindi operano sul territorio per 12 ore al giorno. E poi ci avvaliamo di noleggi a caldo, di escavatori, di terzisti, e qui per la manutenzione ordinaria siamo sulle 1300 ore all'anno. Quella straordinaria era negli anni scorsi sui 1500 ore, l'abbiamo raddoppiata. Perché? Perché questi canali subiscono un fattore devastante che sono le nutrie, cioè vengono devastati. E questa manutenzione è sufficiente o avesse risorse illimitate andrebbe aumentata? Ma guardi, prima parlavo di questo sistema quasi perfetto. Questo subisce 3 criticità negli ultimi anni, ma che non sono neanche degli ultimi anni: il tempo, cambiamenti climatici e, come le dicevo, le nutrie. Le bonifiche hanno 100 anni, quindi i manufatti ovviamente hanno bisogno di una manutenzione straordinaria e di fondi. Quindi cambiamenti climatici, le abbiamo detto prima, quando piove, piove tanto, e quando, no, e quando c'è siccità facciamo interi periodi senza una goccia d'acqua. Discorso nutrie, questi canali vengono devastati, quindi se noi in 5 anni riuscivamo a fare la manutenzione di questi 1000 chilometri, quindi espurgo, risagomazione e taglio di erba, oggi ci servono molto più ore. Siamo veramente in chiusura in questa nostra serata, è arrivato il tempo dei ringraziamenti. Esattamente come li ho presentati, voglio ringraziare qui in studio con noi Giordano Busi, sindaco di Asola. Grazie per aver raccontato l'esperienza degli amministratori locali alle prese con questi fenomeni naturali. Di fronte a lui c'era Filiberto Speziali, il presidente del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio. Grazie a voi. Lo abbiamo appena sentito, Simone Minelli, presidente del Consorzio di Bonifica Territori di Gonzaga in Destra Po, e ancora Riccardo Guidi di Anga, i giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura Mantova. Durante la serata, partecipazione straordinaria, li ringraziamo, Roberto Cirelli dalle protezioni civili, dal coordinamento delle protezioni civili mantovane, e poi i colleghi Spatola da Brescia e Verzè da Verona. Io ringrazio tutto lo staff tecnico di Telemantova che ci ha permesso di raggiungervi, e voi telespettatori che fino a questo momento ci avete seguito. Come sempre, l'appuntamento di rito è sempre qui, esattamente tra 7 giorni. Buonanotte a tutti.